quando vi sentirete tra di voi. Punto F attraverso Francesca R, 7 gennaio 2024, a cura di VB, Michelle. Molte domande che sono state fatte oggi nell'incontro privato avvenuto poco prima avevano un grande carattere personale, ma anche una forte componente di insegnamento. Molto più avanti, quando vi sentirete tra di voi veramente fratelli, potrete condividere la parte personale, quando non sarà presente il giudizio, perché il giudizio è parte dell'io del piano fisico, ma in questa sede ristretta dovete imparare a ridurlo tra di voi, perché altrimenti rischiate di avere una visione limitata della possibilità dell'accesso all'insegnamento. Ecco il perché. Non perché stiamo cercando di indirizzarvi su finti aspetti buonisti di comportamento, eticamente o moralmente condizionati da un aspetto e una visuale buonista, no, ma solo per permettere a voi di avere accesso a una possibilità più ampia e maggiore dell'insegnamento. Vedete, il pregiudizio e i giudizi, le considerazioni, sono sempre frutto di un aspetto dell'io che si manifesta nel dire, nell'agire, nel muoversi all'interno del piano fisico. In certi particolari e in certe particolari condizioni, se si riesce a ridurre questa percentuale di giudizio, quindi di io, si può avere accesso a qualcosa di maggiore, che non serve apparentemente nel qui e ora, ma che in realtà riverbera attraverso tutti i vostri piani di esistenza, fino ad arrivare alla coscienza, e quindi serve nel qui e ora. Ma nel qui e ora vissuto nel piano fisico c'è l'impossibilità di comprendere la sua effettiva capacità vibrazionale di mutazione e di evoluzione dell'insegnamento all'interno del piano akasico e quindi della coscienza. Vi è chiaro questo punto?